l'una che sull'altra costa, c'è una sanità da risistemare devastata da anni di malgoverno di sinistra, e quindi chiunque sia il candidato o la candidata alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, noi siamo convinti che dal 27 gennaio ci sarà il centrodestra a guidare questa regione con la Lega protagonista. Per noi è una doppia soddisfazione, perché in altre realtà la Lega è già presente in Consiglio regionale, in Calabria non ci siamo mai presentati fino alle ultime elezioni, quindi chiunque cerchi il nuovo, voglia il nuovo e scelga il nuovo ha la possibilità di scegliere un buon governo della Lega. Quindi stiamo selezionando donne e uomini in lista che possano rappresentare al meglio tutti i territori e non vediamo l'ora che arrivi questo 26 gennaio, perché comincia un'era nuova per la Calabria. Uno dei temi su cui stiamo lavorando e lavoreremo di più è quello dell'immigrazione, però dell'immigrazione positiva e di ritorno, cioè non riempire la Calabria che si svuota di calabresi, di immigrati che arrivano con i barconi alla modello Oriace, ma incentivare i 4 milioni di calabresi che sono scappati nel resto del mondo a tornare, se vorranno, in Calabria, aiutandoli con contributi, con case, con terreni, come succede in altre realtà italiane del mondo. Quindi l'immigrazione che ci piace è quella dei calabresi che tornano in Calabria, non quella degli immigrati che vengono occupati. Su questo lavoreremo, se ci sono domande rispondo volentieri, altrimenti quantomeno per ringraziarli dell'acqua che hanno preso dopo aver inaugurato questo presidio di libertà. Stamattina l'abbiamo fatto a Catanzaro, ma tanto ci sentiamo. L'abbiamo fatto stamattina a Catanzaro, adesso a Vibo, stasera saremo a Reggio, l'ultima volta siamo stati a Cosenza, la prossima volta riparto da Crotone, e quindi non ci annoiamo, e la presenza della Lega sarà importante in Calabria non tanto prima del 26 gennaio quanto soprattutto dopo il 27 gennaio, perché siamo convinti di andare al governo in questa terra e di dimostrare che cosa sappiamo fare dove governiamo. Ci sono domande che non siano il nome del governatore, perché posso rispondere a quello che ho detto stamattina, e chiunque sarà per noi vincerà, rispondo. I tempi sono le 20 domande, ragazzi, perché le liste vanno depositate dopo la data. Quindi... Se c'è qualcuno che ha svenduto la sua coerenza sono Grillo e Di Maio. Da mai col PD a viva il PD, da mai il MES a viva il MES. E quindi se c'è qualcuno che per salvare la poltrona ha tradito un ideale sono i signori Di Maio e Grillo. Se ci sono eletti ed elettori di 5 Stelle anche in Calabria, e ce ne saranno tanti nei prossimi giorni, che decideranno con coerenza di continuare a dire no all'Europa delle banche e no al PD, partito dei poteri forti, in Calabria come nel resto d'Italia le porte della Lega sono gratuitamente e liberamente aperte. Capisco la disperazione di un partito che sta evaporando, ma d'altronde se uno tradisce i propri ideali poi non si deve stupire se c'è qualcuno che saluta e ringrazia. Ecco, pensare che ci siano soldi o mercati o promesse dietro queste scelte è qualcosa da vecchia politica. In Calabria con un centro-sinistra spaccato, il centro-destra non sta perdendo troppo tempo di lasciarli campanile. No, io penso che il centro-destra compatto vincerà. Se qualcuno si tirerà fuori dal centrodestra, libero di farlo, ma conterà men che zero. E quindi noi stiamo già ragionando, ripeto, su cosa fare dal 27 gennaio in poi, perché ci sono, ecco, se io potessi scegliere due o tre temi sopra tutti gli altri di cui occuparsi per dimostrare cosa sa fare la Lega, sono i temi della sanità e del diritto alla salute, dei trasporti, delle infrastrutture e dell'agricoltura. E io ribadisco che preferisco sempre la produzione artigianale a quella industriale, preferisco il tonno artigianale al tonno industriale. Quindi io ho candidato il re del tonno Calli, poi c'è la possibilità che il centrodestra candidi il re della mano del capo Caffo. Il nome nuovo, beh. Poi consulta anche il caffè, abbiamo... Io penso che i nomi usciranno fuori. Io non metto dentro o fuori nessuno, i nomi usciranno nelle prossime ore. Non c'è il nome, non mi identichi, te lo possiamo fare.
può essere uomo o donna in gamba che conosca questa terra, abbiamo voglia di lavorare. Può saltare Forza Italia candidato da Ferro? Noi stiamo aspettando dagli alleati un nome. Può saltare Forza Italia candidato da Ferro? No, amico mio, se il nome me lo devono fare gli altri, non lo posso mica fare io. Ah, basta che ci sia una persona che ha voglia. Punto, basta. Poi comunque si chiami la Lega di Polizia della Calabria per vincere, il centrodestra vince, la Lega sarà in regione per la prima volta nella storia. E poi dopo fra 5 anni i calabresi ci giudicheranno. Nella coalizione anche formazioni civiche? Assolutamente sì. E anche nelle liste della Lega ho chiesto a Cristian di scegliere, tanti si stanno mettendo a disposizione, fortunatamente avremmo bisogno di 10 liste della Lega per la soddisfazione a tutti quelli che si avvicinano, la lista sarà una. Però il mondo dell'impresa, il mondo del commercio, il mondo dell'agricoltura e delle professioni, anche senza tessere il partito in tasca, nelle liste della Lega sarà rappresentato. Grazie. Grazie. Matteo. Matteo. Se non... Vedete mi faccio vicino al presepe, la porto vicino al presepe. Calmi un attimo. Fumo fotografia.